Gentilissimi telespettatori, siete collegati con lo stadio comunale di Crispiano. Prima categoria, girone B. 32esima giornata di ritorno, ore 16:30, domenica 29 maggio 2016. Ragazzi, sprint Crispiano contro AS di Brindisi. La formazione biancazzurra, allenata da Mister Marangio, si gioca la vittoria del campionato. Siamo in diretta streaming su www.giovanissimiradiotv.it, sul sito dell'associazione Per Brindisi, www.perbrindisi.it, un'iniziativa fortemente voluta dall'associazione polisportiva Per Brindisi per permettere ai propri soci simpatizzanti di seguire la squadra in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra a Brindisi, il supermercato DOC di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25, Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona, intimo, viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. I risultati della 32esima giornata: Atletico Acquaviva 0-0 San Marzano, anzi mi scuso, della 31esima. Atletico Azzurri 3-0 Norba Conversano, Brindisi 2-0 Trulli e Grotte, Palagiano 1-0 Ginosa, Puglia Sport la terza 5-1 Football Club Capurso, Talzano 4-1 Don Bosco Manduria, United Mottola 3-2 Ragazzi Sprint Crispiano, Conversano 3-5 Città di Massafra. La classifica: prima Trulli e Grotte con 64 punti, in zona playoff Brindisi con 60 punti, Puglia Sport la terza con 60 punti, Città di Massafra 60 punti, Trio Calcio Surbo 58. Talzano 54, San Marzano 47, Ragazzi Sprint Crispiano 46, ed è la squadra contro la quale quest'oggi si batterà la formazione allenata da Mister Marangio. United Mottola 41 al centro della classifica, Atletico Acquaviva 38, Ginosa 36, Norba Conversano 33, Football Club Capurso 32. Zona playout: Calcio Palagiano 31, Don Bosco Manduria 25 e infine in zona retrocessione diretta Atletico Azzurri Santa Rita con 23 punti e Conversano con 8 punti. Partiti dunque, vediamo subito la lettura delle due formazioni. Per il Brindisi, Sergi in porta, Martella avvantaggiato stabile, Lotito, Borromeo, Brigante, Allegrini, Minelli, Rini e Margarito. Questi sono gli 11 titolari scelti da Mister Marangio. In panchina siedono Minerva, Guastella, Riso, Quintavalle, Motti, Enrico e Crupi. Il direttore di gara quest'oggi è il signor Spina della sezione AIA di Barletta. Per quanto riguarda invece l'11 del Crispiano, Solito in porta, poi Fragnelli, Locorotondo, Castellano, Solidoro, Caputo, Colucci, Paciulli, Vapore, Bello, Petrelli. In panchina siedono con Mister Donghia i seguenti giocatori: Gatta, Luccarelli, D'Angelo, Miola, Maggi e Raguso, insieme al numero 18, Sgobba. Rimessa laterale subito per la formazione del Brindisi, che si porta in avanti con il suo numero 10, Rini. Scambio a ridosso della riga laterale destra, infine il direttore di gara fischia una rimessa laterale in favore del Crispiano. Bello recupera la compagine biancazzurra con il suo capitano Margarito. Lotito sfera in avanti, peccato davvero, verticalizzazione non riuscita dalle parti del numero 5, Lotito. Bello il direttore di gara fischia un fallo in favore del Crispiano, quest'oggi totalmente in maglia gialla. Per quanto riguarda invece il Brindisi, maglia azzurra e calze blu scuro. Stacco di testa da parte di Minelli, Fragnelli spazza via, interviene di testa adesso il numero 9, Vapore all'altezza del cuore del campo, il pallone termina fuori e pertanto sarà rimessa laterale in favore della formazione brindisina con Margarito.
attenzione. Colucci recupera lo Tito, tiro dalla distanza, pallone fuori, alla destra di Solito. Rimessa laterale dunque in favore dell'estremo difensore del Crispiano, il numero 1 Solito. Quando ormai siamo giunti quasi al terzo minuto di gioco, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Crispiano e AS di Brindisi. Il direttore di gara adesso fischia un fallo all'altezza della tre quarti in favore dei biancazzurri con la V al petto. Attenzione. Fragnelli. Bello. Sfera in avanti. Colpo di testa finale da parte di Vantaggiato che spizza fuori. Rimessa laterale dunque in favore del Crispiano. Fragnelli. Pallone di ritorno fra i suoi piedi, prova a lottare contro un raddoppio di marcatura del Brindisi che infine recupera palla. Azione rocambolesca adesso all'altezza della catena laterale destra, recupera infine il Crispiano con il numero 4 Castellano. Luco Rotondo, pallone verticalizzato in avanti, attenzione perché c'è Borromeo sulla sfera che termina fuori. Loco Rotondo, rimessa laterale in favore del Crispiano. Paciulli, formazione di casa in avanti, tentativo di Bello, pallone fuori. Sarà dunque rimessa in favore del Brindisi con Margarito. Attenzione, il direttore di gara infine fischia un fallo. Fallo compiuto da parte del Crispiano nei confronti di Brindisini. Il direttore di gara si sincera che sia tutto ok e fa battere questo calcio di punizione. Attenzione, sfera verso il centro. È tutto solo, infine c'è il gol. Rete siglata da Rini. Al quinto minuto di gioco, Brindisi in vantaggio. Grande recupero da parte della formazione biancazzurra dopo un'azione costruita all'altezza della catena laterale mancina. C'è subito il gol di Rini e si riparte dunque con il Crispiano in svantaggio quando ormai siamo giunti al sesto minuto di gioco di questo primo tempo. La sfera è già nel sacco, il gol è siglato da parte di Rini. Castellano, Loco Rotondo, svetta di testa Borromeo, attenzione, sfera verticalizzata in avanti adesso dalle parti del numero 10, Bello che non riesce a recuperare il pallone, vediamo cosa decide l'arbitro. Rimessa laterale in favore del Brindisi. Pallone che potrebbe giungere sui piedi di Minelli. Nulla da fare e dunque si riparte con una rimessa laterale in favore del Crispiano che perde palla all'altezza della mediana. Può ripartire dunque il Brindisi con il suo numero 5 Lotito. Margarito tenta un cross, infine pallone fuori. Si riparte dunque con una rimessa laterale in favore del numero 11 Margarito dopo un tentativo di traversone. Loco Rotondo recupera la sfera all'altezza della difensiva
in favore del Crispiano. Paciulli. Recupera la formazione tarantina. Castellano sfera in avanti, blocca Sergi senza problemi. Pallone che adesso giunge sui piedi del numero 11, Margarito. Colpo di testa di Rini. Lotito. Brigante. Minelli adesso. Attenzione Minelli! Sfera fuori. Ha caricato il tiro. Il numero 9, vice capitano del Brindisi. Pallone terminata sulla... Pallone terminato sulla trasversale. Bello. Colucci adesso. Recupera la formazione del Crispiano sulla catena laterale destra. Attenzione. Cross verso il centro. Dalle parti di Colucci. Non è finita, libera il Brindisi infine all'altezza della tre quarti. Non è ancora finita, ci sarebbero gli estremi per fischiare un fallo nei confronti del numero 8 brindisino Allegrini. Nulla da fare e si riparte dunque con il Crispiano che perde palla. Fallo compiuto nei confronti del Brindisi che guadagna un calcio di punizione importante all'altezza della tre quarti di campo. Quando ormai siamo giunti al nono minuto di gioco, il risultato è fisso sull'1-0, ovviamente in favore del Brindisi. Calcio di punizione che verrà battuto da parte di Lotito, centrocampista centrale, sfera fuori. Davvero una brutta battuta da parte di Lotito, che ha spedito la sfera alla sinistra di Solito. Solito. Pallone buttato sui piedi di un difensore del Crispiano. Adesso Caputo controlla con il destro. Fragnelli. E infine Colucci. Pallone fuori. Si riparte dunque con Fragnelli. Sfera sulla difensiva. Caputo. Rini. Attenzione. Sfera che giunge sulla catena laterale Mancina. Recupera dunque la difesa del Crispiano. Disattenta la formazione brindisina nella circostanza. Castellano. Paciulli. C'è l'attacco del numero 7, Brigante. Attenzione. Nessuno si inserisce nella circostanza e dunque Parasolito. Vapore. Martella. Si gioca adesso sulla difensiva per il Brindisi. Martella. Minelli. Attenzione, c'è l'inserimento adesso di Margarito che prova a verticalizzare dalle parti di Rini, il quale non riesce a raggiungere la sfera. Il pallone dunque termina alle spalle di Solito che si aggiudica questa rimessa dal fondo. Pallone fuori. Sarà dunque rimessa laterale in favore del Brindisi dopo questa rimessa battuta in malo modo da parte del Crispiano.
Attenzione, c'è l'inserimento adesso di Rini. Sfera verso il centro, secondo l'arbitro è tutto regolare. Ci sarebbero dei dubbi. Attenzione, tentativo finale da parte di Borromeo. Sfera fuori. Sfera troppo alta per impensierire l'estremo difensore del Crispiano, Solito. E si riparte dunque con una rimessa dal fondo, già battuta. Castellano. Fragnelli. Attenzione adesso. Può ripartire il Brindisi con Allegrini. Rini non trova nessuno e dunque riparte il Crispiano. Colucci. Attenzione, cross dal lato opposto del campo sui piedi di Vapore. Attenzione, ancora Vapore. Sfera verso il centro. Potrebbe coordinarsi il numero 10 del Crispiano Bello, che trova dietro di sé un giocatore del Brindisi, il quale respinge la sfera. Margarito si può inserire nella circostanza. Attenzione, tentativo di Margarito che viene ostacolato da due giocatori del Crispiano. Nulla da fare, per il direttore di gara è tutto regolare. Attenzione, sfera che giunge nuovamente fuori e sarà dunque rimessa laterale in favore del Brindisi, quando ormai siamo giunti al 14° minuto di gioco di questo primo tempo. Ricordiamo che questa diretta è un'iniziativa fortemente voluta dall'Associazione Polisportiva per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la gara in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Ricordiamo gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra Brindisi, il supermercato Doc di via Bezzecca 41, sempre a Brindisi, telefono 0831 51 64 25, Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona, intimo, viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Si riparte adesso con il Crispiano sulla difensiva. C'è questa verticalizzazione dalle parti del numero 9, Vapore prova a coordinarsi, cede la sfera dalle parti di Paciulli, il quale non riesce infine a cercare un compagno. Può ripartire il Brindisi, in questa circostanza viene sbattuto a terra Allegrini. Fallo compiuto da parte di un giocatore del Crispiano all'altezza del cerchio di centrocampo. Può ripartire dunque la formazione biancazzurra allenata da mister Marangio. Margarito vantaggiato. Attenzione adesso, Brigante sfera verso il centro. Minelli allo spazio, il direttore di gara fischia un calcio di punizione in favore degli ospiti. Calcio di punizione importante per il Brindisi. La distanza, dovremmo dire, è piuttosto esigua dallo specchio della porta. Potrebbe provarci senza problemi Lotito. Attenzione, perché è la sua mattonella preferita. Si tratta del numero 5 brindisino con la V al petto, Lotito. Attenzione, 15 metri, Lotito, parte la punizione! Respinta di Solidoro che mette la sfera in calcio d'angolo. C'è molto vento presso lo stadio comunale di Crispiano. La giornata comunque è soleggiata. Le due squadre non stanno avvertendo alcuna difficoltà sotto questo aspetto. Sarà che giunge sul primo palo
respinta da parte di Colucci che mette nuovamente la sfera in calcio d'angolo. Attenzione, sfera che giunge verso il centro, gol! È stato Borromeo. 2-0 Brindisi, quando ormai siamo giunti al 18° minuto di gioco. Ha segnato Borromeo su un angolo, battuto da Lotito. Perfetta l'esecuzione di Lotito su questo tiro da fermo. Altrettanto bella l'esecuzione di testa da parte di Borromeo, che è andato totalmente a trafiggere il numero uno della formazione di casa, Francesco Solito. E si riparte dunque con la formazione del Crispiano. Ragazzi, sprint Crispiano in svantaggio di due reti contro la formazione l'11 allenato da mister Marangio. Castellano, Solidoro, attenzione, Paciulli, parte il Crispiano, continua il forcing della formazione brindisina. Attenzione adesso, tentativo di attacco da parte del numero 10, Bello, non è finita. Il Crispiano prova a riportarsi in avanti. Castellano, Colucci, triangola infine con Fragnelli. Pallone che giunge fuori. Fragnelli, stabile, può ripartire il Brindisi, stabile ancora, il direttore di gara fischia un fallo evidente sul numero 4 brindisino, difensore centrale, stabile. Rimane a terra il giocatore del Brindisi dopo un contatto subito. Quando ormai siamo giunti al 20° minuto di gioco, il risultato è fermo sullo 0-2 in favore dei brindisini. Reti siglate da parte di Rini e da Borromeo. Ripartire la formazione biancazzurra con la V al petto. Attenzione, Lotito, Brigante, sfera all'indietro, c'è Borromeo, Brigante vantaggiato. Attenzione, Allegrini non scivola nella circostanza. Stabile, vantaggiato. Sfera che giunge in avanti. Attenzione, c'è l'attacco da parte di Vapore nei confronti di Stabile, che lo ricordiamo poc'anzi ha subito un brutto contatto all'altezza della mediana. Rimessa laterale adesso in favore del Crispiano.
stabile. Colucci, Fragnelli, Caputo adesso all'altezza della difensiva. Solidoro. Attenzione, può ripartire adesso la formazione del Crespiano. Il direttore di gara fischia un fallo in favore della formazione maglia gialla. Sulla battuta andrà il numero 5, Solidoro. Castellano, Solidoro, attenzione, Castellano, sfera fuori e si riparte dunque con una rimessa laterale in favore della formazione allenata da mister Marangio. Rimessa laterale battuta in questo istante, sfera che potrebbe giungere sui piedi di Minelli. Il direttore di gara aggiudica un calcio piazzato in favore della formazione con la V al petto. Attenzione, sfera che giunge fuori. Rimessa laterale già battuta da parte del Crispiano all'altezza della difensiva. Fragnelli, attenzione, recupera il Brindisi con Lotito. Tentativo di ricostruzione per la formazione biancazzurra. Borromeo, sfera verticalizzata in avanti, peccato davvero. È mancato il tocco da parte di Allegrini nella circostanza e quindi si riparte con Solito. Paciulli, Locorotondo, spera all'altezza della mediana. Fragnelli recupera il pallone, scaraventa verso il centro dalle parti del numero 9, ma non è finita ancora. Crispiano in avanti e nella circostanza viene ammonito il numero 6 del Brindisi, Borromeo, che regala una punizione importante per la formazione del Crispiano. La distanza dallo specchio della porta è piuttosto esigua. Vediamo adesso chi andrà alla battuta. Punizione importante per il Crispiano. Il direttore di gara si sincera che vada tutto bene per la battuta di questo calcio piazzato. Attenzione, parte il numero 8, c'è il gol. Rete siglata da parte di Paciulli quando ormai siamo giunti al 26esimo. Lo ribadiamo, è stato dunque Fabio Paciulli a siglare la rete del 1-2. Di mezza le distanze la formazione allenata da mister Donghia con un calcio di punizione battuto in maniera magistrale da parte di Paciulli. La posizione, lo ricordiamo, era siderale. Martella, sfera che giunge in avanti, Solito recupera il pallone,
lo mette sui piedi dei propri difensori. Fragnelli, sfera innalzata a Campanile, il pallone giunge fuori, sarà dunque rimessa laterale in favore del Brindisi con il numero 11 Margarito. Attenzione, Rini in mezzo a due giocatori, recrimina un fallo il numero 10 del Brindisi dopo il gol subito da parte di Paciulli. Non è finita, il Crespiano prova a crederci, sfera in avanti, segnalazione di fuorigioco da parte del direttore di gara che aveva pescato in offside il numero 10, Bello, vantaggiato. Brigante, adesso Borromeo. Ricordiamo che questa diretta è stata fortemente voluta dall'associazione per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la gara in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Attenzione intanto! Tentativo della formazione brindisina, era tutto solo al centro dell'area di rigore il numero 10, Rini. Si ringraziano al contempo i seguenti sponsor. Attenzione intanto ancora, c'è stato un tentativo da parte del numero 11 Margarito, questa volta svirgola la sfera. Dicevamo dunque, si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra a Brindisi, il supermercato Doc in via Bezzecca al Nerione Santa Chiara, telefono 0831 51 64 25, Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona, intimo, viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Si riparte dunque con Sergi, rimessa dal fondo. Vantaggiato. Attenzione, spera che giunga in avanti. Nulla da fare per il Brindisi, nessuno era posizionato a ridosso dell'area di rigore di casa, pertanto sarà rimessa dal fondo da parte di Sorito. Attenzione, tentativo di attacco infine da parte di Rini sulla difesa del Crispiano. Nulla da fare. Vantaggiato. Margarito. Stabile. Attenzione, Brigante. Minelli, Allegrini, vantaggiato. Attenzione, pallone verso il centro, mancato l'inserimento nella circostanza da parte di Rini, uno dei più pericolosi in questo incontro. Lotito. Attenzione ancora Brindisi. Margarito. Minelli dalla distanza. Sfera che accarezza il palo alla sinistra di Solito. Ci sarà dunque una rimessa dal fondo, ma il Brindisi si è dimostrato davvero preparato in questa circostanza. Solito. Attenzione intanto, tentativo di aggancio da parte di Rini sul numero 4 Castellano.
Si riparte ancora con il Crispiano all'altezza della mediana. Vapore. Solidoro. Vapore, Cincischia. Brigante. Sfera in avanti. Vediamo cosa accade. Solidoro in copertura. Pallone che giunge fuori. Quando ormai siamo giunti al 32esimo minuto di gioco, 1-2 in favore dell'S di Brindisi. Castellano. Fragnelli, attenzione intanto, c'è l'attacco da parte del numero 5, Lotito. Non riuscito. E si riparte dunque con il Crispiano. Stabile. Cambio di gioco dalla parte opposta del campo. Non è finita, ancora stabile. Tentativo di ricostruzione per il Crispiano. Paciulli. Colucci. Attenzione. Pallone dalle parti del numero 2 Fragnelli, che nella circostanza viene anticipato da parte dell'estremo difensore di casa, Francesco Solito. Attenzione intanto, ancora Brindisi. Attacco riuscito questa volta. Vediamo cosa accade. Il pallone è vivo, ma lo recupera il Crispiano. Allegrini. Lotito. Castellano. Stabile. Il direttore di gara fischia un fallo compiuto nei confronti del Crispiano. Calcio di punizione già battuto. Può ripartire la formazione maglia gialla, schierata alla nostra sinistra, lo ricordiamo. Attenzione Fragnelli. Viene respinto questo pallone da parte del numero 3, vantaggiato secondo l'arbitro. Il direttore di gara indica che il pallone era vivo nella circostanza, eppure i sostenitori del Crispiano protestano. Attenzione. Fragnelli. Colucci. Castellano. Allegrini. Attenzione, recupera adesso la formazione del Crispiano. Pallone buttato dall'altra parte del campo. Attenzione nel frattempo. Tentativo di Bello. Soffre un po' la formazione del Brindisi. Su questo 1-2 comunque è meritato. Castellano. Colucci. Attenzione. Ancora Crispiano. Pallone in avanti. Rimessa laterale adesso sempre in favore della formazione di casa, che tenta una conclusione con il suo numero 7, Colucci. Pallone fuori. Anzi, mi scuso, con il numero 2, Fragnelli. Pallone che termina alle spalle dell'estremo difensore brindisino, Sergi. Sarà dunque rimessa dal fondo. Attenzione, colpo di testa adesso da parte di Paciulli, colui che ha siglato la rete dell'1-2 in favore del Crispiano. Sergi. Attenzione, recupera il Brindisi. Nella circostanza si fa trovare preparato, Solito. Lotito. Giochiamola, due tocchi, giochiamola. Margarito. Attenzione.
Può ripartire la formazione del Crispiano con Colucci. Loco rotondo, Solidoro, attenzione, Paciulli, Margarito, Martella, pallone fuori, si riparte dunque con un calcio di punizione già battuto in favore del Crispiano. Attenzione, Paciulli, sarà buttata dall'altra parte del campo sui piedi di Colucci. Attenzione, vediamo cosa fa Colucci, tiene viva la sfera all'altezza della bandierina. Fragnelli, attenzione, recupera adesso la formazione del Brindisi con il numero 5, Lotito. Minelli si libera della sfera, la concede infine a Lotito. Ripartenza del Brindisi con Lotito. Attenzione, ci sarebbero gli estremi per fischiare un fallo, sì o no? Lo decide il direttore di gara alla fine, che reputa in modo involontario il contatto da parte di un difensore del Crispiano. Brigante, attenzione, Minelli, ancora Brindisi, Rini, cade a terra un giocatore biancazzurro, secondo il direttore di gara è tutto regolare nella circostanza. Attenzione, ripartenza del Crispiano, copertura finale da parte di Stabile. Brigante, Lotito, Paciulli, Castellano, attenzione, Lotito, recupera infine Solidoro. Sali, saliamo qua. Sfera buttata dall'altra parte del campo, inserimento pericoloso da parte di Colucci, lo avevano lasciato tutto solo. Può ripartire il Brindisi. Rini, sfera che giunge fuori, vediamo cosa accade. Sarà dunque rimessa laterale in favore del Brindisi quando ormai siamo giunti al 40° minuto di gioco. Ribadiamo che questa diretta è stata fortemente voluta dall'associazione polisportiva per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la gara in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano o dottor Iatra Brindisi, il supermercato Doc di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25, Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona, intimo, viale San Giovanni Bosco 119-121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Attenzione, Lotito dalla distanza, sfera che giunge fuori alle spalle di Solito. Rimangono 4 minuti più eventuale recupero al termine di questo primo tempo. Il risultato lo ricordiamo tra Crispiano e Brindisi è fermo sull'1-2. Reti del Brindisi siglate da Rini e Borromeo. Per quanto riguarda il Crispiano invece l'unica rete, l'unico gol è stato griffato da parte di Paciulli. Brigante, attenzione, Paciulli infine, proprio lui, Loco Rotondo, Minelli,
Sarà che giunge in avanti. Attenzione, c'è l'attacco da parte di Rini che non riesce. Castellano. Lotito. Allegrini. Martella. Spera che giunga verso il centro. Non è finita. Recupera il Crispiano infine. Peccato davvero. C'era Margarito al centro. Fischia infine il direttore di gara. Sarà dunque calcio di punizione in favore del Crispiano. Franielli verticalizza in avanti. C'è l'attacco del numero 10, bello, che viene coperto nella circostanza da parte di Stabile. Rimessa dal fondo dunque in favore di Sergi. Quando ormai siamo giunti al 43esimo minuto di gioco, lo ricordiamo, il risultato ancora fermo sull'1-2 in favore del Brindisi. Brigante. Può ripartire il Crispiano con Petrelli. Attenzione, pallone in avanti. Crispiano pericoloso nella circostanza. Tentativo da parte di Vapore che c'entra la mano di un difensore brindisino. A quanto pare, attenzione, la partita inizia a diventare calda nella circostanza. Sarà dunque calcio di punizione in favore del Crispiano, che prova a riportarsi in avanti. Ci sono due giocatori sulla battuta di questo calcio piazzato, Solidoro e Locorotondo. Vediamo chi andrà a batterlo. Attenzione, parte Solidoro. Sarà che giunge verso il centro, stacca di testa, infine Stabile. Attenzione perché è rimasto un giocatore a terra. Il direttore di gara giustamente chiama l'ingresso dei sanitari. È rimasto a terra il numero 6 della formazione di casa, Caputo. Si tocca la testa nella circostanza, sperando ovviamente che non sia nulla di grave. Intervengono subito i sanitari per soccorrerlo e portarlo momentaneamente fuori dal campo, per poi sicuramente rientrare nel corso della gara. Esce dunque, almeno per il momento, Caputo. Rimessa laterale dunque in favore del Crispiano. Attenzione, nel frattempo il direttore di gara si avvicina al tecnico del Crispiano per redarguirlo. Il pallone viene restituito da parte del Brindisi alla formazione del Crispiano per fair play. Attenzione, tiro dalla distanza.
da parte di Bello. Il direttore di gara nel frattempo fischia la fine del primo tempo. Dopo 45 minuti il risultato è fermo sull'1-2 in favore del Brindisi, che è in vantaggio grazie alle reti di Rini e Borromeo. Per quanto riguarda invece il Crispiano, l'unica rete è stata griffata da parte di Paciulli. Grazie mille. Con queste immagini noi diamo la linea alla regia per poi risentirci all'inizio del secondo tempo.
Riprendiamo dunque il collegamento da Crispiano, risultato fermo sull'1-2 in favore del Brindisi. C'è un risultato favorevole per la formazione ospite, la terza è in vantaggio contro la capolista Trulli e Grotte. Vediamo le due formazioni per quanto riguarda il Brindisi. Sergi Martella vantaggiato, stabile Lotito, Borromeo, Brigante, Allegrini, Minelli, Rini, Margarito e Minerva. Anzi, Minerva, Guastella, Riso, Quintavalle, Motti, Enrico e Crupi siedono in panchina con mister Marancio. Per quanto riguarda invece il Crispiano, Solito, Fragnelli, Locorotondo, Castellano, Solidoro, Caputo, Colucci, Paciulli, Vapore, Bello e Petrelli. Per quanto riguarda invece la panchina, Gatta, Luccarelli, D'Angelo, Miola, Maggi, Raguso e Sgobba. Adesso il Brindisi attacca da sinistra verso destra rispetto ai vostri schermi, per quanto riguarda invece il Crispiano da destra verso sinistra. Calcio di punizione importante per il Brindisi. Sul punto di battuta andrà il numero 5, Lotito. Attenzione, Lotito spera che giunga verso il centro, non è buttato dalle parti di Locorotondo. Rimessa laterale in favore del Brindisi. Minelli, attenzione, ancora Brindisi, Lotito, Brigante, spera che giunga verso il centro, Martella, recupera il Crispiano. Fallo che viene commesso da parte dell'S di Brindisi. Può ripartire dunque il Crispiano con il suo numero 4, Castellano. Attenzione, Rini nella circostanza, pallone che giunge verso il centro, può girarsi Minelli. Cosa ha fatto? Pallone che giunge fuori, sarà dunque calcio d'angolo in favore del Brindisi. Sul punto di battuta va il numero 5, Lotito, come sempre. Vediamo un attimo, chiama lo schema, Lotito. Pallone che giunge sul primo palo, Brindisi in avanti. Libera infine il Crispiano, attenzione, ripartenza pericolosa. Partenza pericolosa da parte del Crispiano nella circostanza, c'è la copertura del numero 3, vantaggiato Margarito. Pallone che giunge fuori. Petrelli. Paciulli. Bello. Locorotondo, sfera che giunge fuori. Rimessa laterale in favore del Brindisi. Martella. Allegrini. Martella. Castellano adesso recupera il Crispiano nella circostanza. Colucci va al tiro. Sfera fuori. Sfera fuori alla sinistra del numero 1, Sergi.
Ricordiamo il direttore di gara quest'oggi, il signor Spina della sezione AIA di Barletta. Sergi. Attenzione, ancora Brindisi, il direttore di gara fischia un'irregolarità commessa dalla formazione del Crispiano. Calcio di punizione dunque per i biancazzurri allenati da mister Marangio. Attenzione. Si riparte adesso con il numero 4, Castellano. Attenzione Margarito nella circostanza. Sperca giunge sulla sinistra, dalle parti di Allegrini. Pallone fuori. Messa laterale dunque aggiudicata in favore del Brindisi. Attenzione. Pallone che giunge fuori. Nel frattempo un giocatore biancazzurro è a terra. Vediamo di chi si tratta. Ricordiamo che questa diretta è un'iniziativa fortemente voluta dall'associazione per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la gara in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra Brindisi, il supermercato Doc di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25, e Alma Shop, profumeria, cosmesi, intimo, igiene a casa e persona. Viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Esce nel frattempo il numero 6, Borromeo, colui che ha siglato il raddoppio della formazione brindisina. Ricordiamo il risultato 1-2 in questo secondo tempo avvincente. Solidoro. Attenzione, Paciulli. Bello. Fragnelli. Vantaggiato. Pallone che giunge fuori. Colucci. Fragnelli. Respinge infine la difesa del Brindisi, che può provare in qualche modo a ripartire. Attenzione, Margarito. La sfera è ancora viva, secondo il direttore di gara, però il pallone è giunto fuori. Si riparte dunque con Solito. Ci sono tre giocatori del Brindisi che si stanno riscaldando, ben 5 per il Crispiano. Attenzione, ancora Brindisi. Minelli. Tentativo infine di Rini. Non è finita. Allegrini. Pallone che giunge fuori. Si riparte dunque con la formazione biancazzurra, che beneficerà di questa rimessa laterale alla nostra destra. Martella. Ancora lui. Sfera che giunge sul primo palo. Martella prova in qualche modo l'attacco, non vi riesce. Infine Allegrini commette fallo sul numero 11 del Crispiano, Petrelli. Castellano. Brutto questo servizio sulla catena laterale destra. Dunque si riparte con il Brindisi,
che beneficia di questa rimessa laterale. Minelli, stabile, pallone in avanti, recupera infine il Crispiano sulla difensiva. Taglio centrale non riuscito nella circostanza, può ripartire dunque il Brindisi. Il Crispiano blocca tutto all'altezza nuovamente della difensiva. Castellano, Paciulli, Castellano, attenzione, ancora lui, Castellano, Petrelli, vediamo cosa accade. Petrelli spera verso il centro, non è finita, ancora Crispiano, Castellano, Minelli, Fragnelli, girate, pallone che giunge a ridosso dell'area di rigore del Brindisi. Si riparte comunque con questo calcio piazzato all'altezza della tre quarti. Attenzione, spera che giunga verso il centro. Stacco di testa infine da parte del numero 6, Caputo. Pallone fuori, Margarito, Lotito. Attenzione, Brigante, Martella. Attenzione, ancora lui, Martella, sono giunto verso il centro, incredibile, colpo di testa mancato da parte di Minelli. Attenzione, si riparte adesso con Solito, attacco del Brindisi non riuscito, ma non è finita. Castellano di tacco dalle parti di Loco Rotondo, vediamo cosa accade. Solidoro, Caputo, vantaggiato, Castellano. Infine il direttore di gara fischia un fallo che viene compiuto nei confronti del Brindisi. Attenzione, Borromeo rientrato, Allegrini, solo che giunge adesso dalle parti del numero 3, Loco Rotondo, spazza via in maniera comunque non definitiva, solo che dunque che giunge dal lato opposto del campo sui piedi di Lotito. Attenzione, adesso Crispiano all'altezza della propria linea difensiva con Bello, pallone innalzato a campanile, Allegrini di testa, infine va Fragnelli, vantaggiato Margarito, tocca infine Allegrini, Bello. Attenzione perché tutto solo il numero 11 Petrelli, nella circostanza Castellano cerca una verticalizzazione in avanti non riuscita nel migliore dei modi e dunque si riparte con il Brindisi. Brigante, attenzione, Margarito, personaggio quello è Fulzano, quello è, quindi. Ma, pallone che giunge fuori, purtroppo riescono sempre, no, perché questi mo arrivano in finale con una cosa che non dovevano arrivare. Rini, sì, ho capito, perché poi non lo possono fare con chi li conosci, Brigante, non
pensavano che ci fosse un ragazzo di Tur che andava. Fanani che giunge fuori. Non lo pensavo con questo ragazzo qua. Fanani che giunge alle spalle di Solito. Paciulli. Locorotondo. Paciulli. Solidor. Locorotondo. Attenzione, ancora lui, Locorotondo. Bello. Sora che giunge verso il centro. Borromeo. Spazza via. Allegrini. Solidoro. Attenzione. Ancora Solidoro. Spero che giunga verso il centro. Secondo l'arbitro è offside. Giusto. Giustissimo. Il direttore di gara adesso fa proseguire il gioco con questo calcio piazzato in favore del Brindisi. Sergi sul punto di battuta. Attenzione, Sergi. Spera che giunge verso il centro, dalle parti di Rini nella circostanza. Il direttore di gara vede un fallo in attacco compiuto da parte di Rini, che adesso giace a terra. Viene rialzato da parte di un giocatore del Crispiano. Nella circostanza si riparte con Locorotondo. Attenzione. Paciulli. Fragnelli. Spera che giunge fuori. Colucci. Paciulli infine dalla distanza tenta un tiro che termina alle spalle di Sergi. Attenzione, il direttore di gara fischia un fallo in favore del Crispiano. Fallo in favore del Crispiano, calcio di punizione dunque importante per la compagine allenata da mister Donghia. Attenzione. Attenzione perché è una buona mattonella. È davvero una buona mattonella per il Crispiano. Sul risultato di 1-2 la formazione di casa prova in qualche modo a riaprire i conti del tutto. Spero che giunga verso il centro. Gol. Arriva il pareggio del Crispiano. Arriva il pareggio del Crispiano. Gran gol su calcio di punizione. Vediamo chi lo ha siglato. Sembra sia un difensore. Ecco, il numero 3, è stato proprio lui il numero 3, Locorotondo, a siglare questa rete, 2-2. Peccato davvero per il Brindisi che comunque non deve demordere. Attenzione. Margarito, spera che giunge verso il centro, stacca infine di testa un giocatore del Crispiano. Lotito.
Attenzione, il Crispiano potrebbe riportarsi in avanti con il suo numero 10 che tenta un attacco adesso sulla difesa del Brindisi, commettendo questo fallo che regala dunque un calcio di punizione importante per la formazione biancazzurra. Attenzione, Brigante. Minelli. Il direttore di gara fischia un fallo in favore del Brindisi, calcio di punizione importante dunque per la formazione allenata da mister Marangio. Attenzione, spara verso il centro, gol! Arriva la rete con Minelli. Brindisi in vantaggio. Gran gol siglato da parte di Minelli nel miglior momento del Crispiano. Nel miglior momento del Crispiano arriva il gol del Brindisi siglato da parte di Minelli, tutto solo al centro dell'area di rigore di casa. È andato totalmente a trafiggere Solito e dunque, gentili telespettatori, 2-3 per il Brindisi. Ci sono nel frattempo le proteste del Crispiano su questo gol siglato da parte di Minelli, tutto solo al centro dell'area di rigore. Il direttore di gara prova in qualche modo a placare gli animi. C'è questa rete fantastica siglata da parte di Minelli che porta dunque il Brindisi al terra. Ricordiamo che questa diretta è stata fortemente voluta dall'associazione Polisportiva per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la squadra in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra Brindisi, il supermercato Doc di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25 e infine Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona intimo, viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Attenzione, in qualche modo adesso il Brindisi prova a riportarsi in avanti. Vediamo cosa accade e vediamo soprattutto cosa decide il direttore di gara, che accorda un calcio di punizione in favore del Crispiano. Eppure c'è il numero 10 del Brindisi, Rini, che protesta su questa decisione arbitrale. Infine viene placato da parte di un giocatore del Crispiano. Attenzione, Paciulli scivola sulla catena laterale destra. Pallone fuori. Dopo il gol di Locorotondo, dopo il pareggio di Locorotondo, arriva il gol, arriva la rete siglata da parte di Minelli per il Brindisi, che porta la formazione con la V al petto sul 2-3. Attenzione, può ripartire adesso la formazione del Locorotondo all'altezza della propria difensiva. Locorotondo, Crispiano, attenzione, inserimento adesso di Petrelli che tenta l'aggancio infine contro il numero 4 del Brindisi, stabile. Rimessa dal fondo dunque per Sergi nel miglior momento dei biancazzurri, che si giocano la vittoria dell'intero campionato. Attenzione Sergi,
Caputo. Recupera infine Petrelli. La doppia di marcatura su Petrelli. Non è finita. Grande giocata da parte di Petrelli. Recupera il Brindisi. Attenzione, recupera il Brindisi. Motti, non è entrato. Pallone fuori. Locorotondo. Fragnelli. Anzi, Paciulli nella circostanza. Viene fischiato un fallo. Calcio di punizione dunque per il Crispiano. Viene sostituito il pallone nella circostanza. Calcio di punizione dunque in favore del Crispiano, in favore dei padroni di casa che sono in svantaggio di una rete contro il Brindisi. Gara piuttosto rocambolesca, da applausi. Questo 11 schierato da parte di mister Marangio. Attenzione, spera che giunga verso il centro, stacca di testa infine la difesa biancazzurra. Ma non è finita, ancora Crispiano con Castellano. Butta la sfera sulla destra dalle parti di Fragnelli, che guadagna una rimessa laterale. Vantaggiato, attenzione. Caputo. Attenzione, Fragnelli adesso. Rimessa dal fondo per Sergi. Visto che noi non rilanciamo un pallone, questi lanciano la palla. Paciulli, attenzione. Brigante. Margherito infine. Calcio di punizione adesso fischiato in favore del Brindisi. Lotito. Attenzione. Vantaggiato. Brigante. Lotito. Ancora Brindisi. Spera che giunga verso il centro. Ci poteva essere nella circostanza l'inserimento di un giocatore biancazzurro. Pallone fuori. Rimessa laterale dunque in favore del Crispiano. Locorotondo. Solidoro. Locorotondo, attenzione, recupera Brindisi, viene fermato il numero 9 nella circostanza, Minelli. Attenzione. Quello davanti, fasci in alto, Francesco. Calcio di punizione dunque in favore del Brindisi con Lotito. Fischia il direttore di gara. Attenzione. Motti. Martella. Ancora lui Martella, tenta l'attacco infine sul numero 3, Locorotondo. Vediamo cosa accade. Il pallone è giunto fuori, rimessa laterale in favore del Crispiano. Secondo il direttore di gara. Locorotondo. Attenzione. Fragnelli. Attenzione. Vantaggiato. Pallone fuori. Secondo il direttore di gara. Rimessa laterale dunque in favore del Crispiano sul 2-3 dei Brindisini. Paciulli.
calcio di punizione adesso importante per il Crispiano. Giusta la decisione del direttore di gara. Attenzione, scattano tutti quanti a ridosso dell'area di rigore. Peccato per l'aggancio del numero 11 Petrelli, poteva affondare Sergi nella circostanza. Sergi, attenzione, Petrelli, sarà che giunge in avanti, tocco infine di Colucci, non è verso il centro, non è finita, Crispiano in avanti, libera infine il Brindisi. Minelli, attenzione, Minelli, ancora lui, è totalmente falciato il giocatore con la casacca numero 9 nelle fila del Brindisi. E si riparte dunque con questo calcio di punizione. Attenzione. Solidoro. Locorotondo. Petrelli, spera che giunga verso il centro, lato corto dell'area di rigore. Crispiano in avanti, secondo il direttore di gara però il pallone era uscito. Accordata dunque una rimessa dal fondo in favore del Brindisi con Sergi. Attenzione. Sergi. Minelli. Il direttore di gara fischia un fallo. Spera che giunga in avanti. Sergi con le mani. Anzi, prima con il petto, poi con i piedi e poi con le mani. Dunque Sergi. Di testa infine Brigante. Vediamo cosa accade. Borromeo. Motti. Lotito, spera che giunge in avanti dalle parti però di un giocatore del Crispiano che blocca tutto. Stabile Brigante, attenzione, Solidoro. Calcio di punizione adesso fischiato in favore del Crispiano. Di testa Bello, manda fuori. Rimessa laterale dunque in favore del Brindisi. Sul punto di battuta andrà dunque Borromeo. Il pallone ritorna dunque fra le sue mani. Attenzione, Crispiano sulla difensiva.
recupera Brinzi, cade a terra il numero 16, Motti. Giusta la segnalazione del direttore di gara nella circostanza. Già battuto questo calcio di punizione. Brigante. Sergi. Di testa infine. Martella. Motti. Attenzione, Motti. Proprio lui, Motti. Sulla catena laterale destra, non è finita. Può tentare l'attacco Motti, sono in due. Solido. Paciulli. Castellano. Locorotondo. Attenzione. Brigante. Ancora lui. Brigante! Viene fermato. E scatta l'ammonizione in maniera piuttosto giusta nei confronti del numero 6, Caputo. Calcio di punizione dunque importante per la formazione del Brindisi, con il numero 5, almeno sembra così, Lotito sul punto di battuta. Attenzione. Il direttore di gara adesso calcola la distanza fra il pallone e la barriera. E sì, sincero, ovviamente che vada tutto bene per la battuta, per l'esecuzione di questo calcio di punizione. Attenzione. C'è Lotito, l'esperto. Cercherà sicuramente uno schema, infatti è così. Vantaggiato. Pallone sulla sinistra. Sarà buttata verso il centro, non è finita. Motti con il ginocchio. Crespiano sulla difensiva. Attenzione. Recupera adesso il numero 10, Rini. Proprio lui, Rini. Può mettere questo pallone verso il centro, Rini. Peccato. Peccato davvero, c'era Motti. Cosa ha fatto Motti sotto lo specchio della porta? Pallone buttato all'aria. Solito. Solido ora. Attenzione, c'è l'attacco del Brindisi. Non riuscito. Solito. Paciulli. Siamo sul risultato di 2-3 in favore dei biancazzurri con la V al petto. Adesso attenzione, c'è una sostituzione per il Crispiano. Esce il numero 4, Castellano, ed entra il numero 16, Maggi. Esce dunque Castellano, viene abbracciato un po' da tutti, saluta il pubblico ed entra dunque Maggi al suo posto. Grande prestazione da parte di Castellano. Locorotondo adesso. Maggi. Locorotondo, attenzione. Paciulli. Cala l'ombra sul comunale di Crispiano. Il risultato è fermo sul 2-3 in favore del Brindisi. Gol del nuovo vantaggio siglato da parte di Minelli sotto porta. Attenzione adesso, Rini. Ancora lui. Il direttore di gara fischia un fallo compiuto nei suoi confronti. Calcio di punizione dunque che viene affidato alla formazione biancazzurra allenata da mister Marangio. Attenzione, Martella. Spera che giunge fuori. C'è la segnalazione, vediamo
da chi verrà battuta questa rimessa laterale. Brindisi, Martella, attenzione, spera che giunga verso il centro, nessuno si fa trovare pronto, tutti quanti vengono colti in controtempo. Martella, attenzione, Motti, pallone scaraventato dalla parte opposta del campo, c'è Rini, attenzione, ancora lui, Rini, Lotito, mette a terra questo pallone, lo addomestica, Rini contro Petrelli, arriva il raddoppio di marcatura adesso con D'Angelo, pallone fuori. Rimessa laterale per il Brindisi che dunque conduce per 2-3 contro il Crispiano. Bello. Fischiato un calcio piazzato nei confronti della formazione biancazzurra. Che giunge verso il centro ancora lui, Motti, spera fuori, di testa. D'Angelo infine concede la sfera a Solito. Sono gli ultimi minuti di una gara avvincente fra Brindisi e Crispiano. Ricordiamo il risultato 2-3 in favore della formazione biancazzurra. Questa diretta è un'iniziativa fortemente voluta dall'Associazione per Brindisi per permettere ai propri soci e simpatizzanti di seguire la squadra in diretta streaming in uno degli incontri più caldi dell'intero campionato. Si ringraziano i seguenti sponsor che hanno contribuito alla riuscita di questa diretta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra Brindisi, supermercato DOC di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25. Attenzione intanto, è stato Rini a tentare questo tiro. Attenzione, perché adesso c'è un cambio, sostituzione nelle fila del Crispiano. Esce il numero 6 Caputo ed entra il numero 15 Miola. Dicevamo dunque, supermercato DOC di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25. Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona intimo, viale San Giovanni Bosco 119-121 Brindisi, telefono 0831 260219. Riparte adesso con il Crispiano sulla difensiva con Paciulli. Mira, è entrato. Vai Maggi, vai uomo. Attenzione Maggi adesso. Solidoro. Adesso il Brindisi chiude tutti gli spazi. Tattica ultra offensiva. Anzi, mi scuso, ultra difensiva, come si suol dire in questi casi. La metà campo biancazzurra diventa adesso un totale fortino. Riparte adesso con il Brindisi, è stato Margarito nella circostanza. Vengono accordati 3 minuti di recupero da parte del direttore di gara. Margarito. Il Brindisi deve difendere questo risultato portandosi in avanti. Rimessa laterale adesso in favore del Crispiano. 2-3, lo ricordiamo. Gol del Ter siglato da parte di Minelli. I restanti invece da parte di Rini e Borromeo.
Per quanto riguarda invece il Crispiano, Paciulli e Locorotondo, entrambi su tiri da fermo. Maggi, attenzione, adesso Colucci, Paciulli, Miola, scatta sulla catena laterale destra, spera che giunge verso il centro, interviene Sergi. Azione piuttosto fortunosa. Ancora Crispiano. Forza, lo vogliamo! A un minuto e mezzo dal termine di questa gara. Miola. Attenzione adesso, recupera il Brindisi. 3 contro 1. Rini. Pallone dalle parti di Motti, tutto solo, gol! 2-4 e la partita finisce così, con il Brindisi che spugna il comunale di Crispiano. Ha ragione Andrea! Con questo gol siglato da parte di Motti, la partita è virtualmente conclusa. Rimane comunque il rammarico per la formazione del Crispiano per non aver agguantato un pareggio comunque discusso. Ultimi istanti di questa gara, mancano pochi secondi al triplice fischio finale e alla festa dei biancazzurri che conducono dunque per 2-4 contro il Crispiano dopo un gol siglato poc'anzi da parte di Motti. Il signor Spina della sezione aia di Barletta ha il fischietto in bocca, ribatte Sergi, dunque finisce così. E finisce così con il Brindisi che espugna meritatamente il comunale di Crispiano. Noi ringraziamo dunque l'associazione Per Brindisi per aver contribuito alla riuscita di questa diretta, i nostri sponsor che nominiamo per l'ultima volta: il dottor Giuseppe Scarano, odontoiatra Brindisi, il supermercato Doc di via Bezzecca 41 a Brindisi, telefono 0831 51 64 25, il supermercato Alma Shop, profumeria, cosmesi, igiene casa e persona intimo, viale San Giovanni Bosco 119 121 Brindisi, telefono 0831 26 02 19. Grazie mille a tutti per averci seguito. La linea può tornare ufficialmente alla regia.